questa 17ª domenica del tempo ordinario, al capitolo 17 di Luca, Gesù si sente rivolgere una domanda dai suoi discepoli: accresci la nostra fede. È un po' anche la nostra domanda: Signore, accresci la nostra fede. Ma che cos'è la fede? Sono delle verità calate dall'alto a cui dobbiamo pedissequamente o ciecamente credere? No, a quelle verità ci si arriva attraverso la persona di Gesù, attraverso l'amore che noi nutriamo e coltiviamo verso Gesù. E lo facciamo attraverso la pratica quotidiana. Pensiamo ai grandi santi, pensiamo a San Francesco d'Assisi, questa sua capacità contemplativa della natura, che noi oggi sentiamo perché siamo in piena crisi climatica, ambientale, e lo sentiamo come una prospettiva credibile. Oppure la fraternità di Gesù: senza fraternità andiamo in guerra, lo vediamo dappertutto, lo vediamo nelle nostre vite, lo vediamo nel mondo. Oppure pensiamo al Beato Scalabrini, che verrà beatificato, verrà canonizzato domenica prossima, 9 ottobre, questa sua pastorale dei migranti, persone che hanno lasciato tutto e si trovano in terra straniera e che hanno bisogno di accoglienza. Ecco, i sacerdoti della missionari scalabriniani hanno questa prospettiva, e potremmo moltiplicarlo. Pensiamo a Madre Teresa, pensiamone tanti altri. Ecco, allora una prima indicazione che Gesù dà ai suoi discepoli è: se aveste tanta fede quanto un granello di senape, quindi pochissimo, potreste dire a questo cespuglio: spostati da qui al mare. Allora la fede cambia il mondo, e lo vediamo appunto nei santi, ma lo vediamo anche nella nostra vita quando applichiamo la grande regola dell'amore gratuito a Dio. Ecco, la seconda caratteristica è proprio la gratuità, o meglio l'umiltà. Questo servo di cui parla Gesù, che si mette a servire il padrone senza chiedere nulla in cambio, e quindi questa prospettiva, questo invito a essere servi inutili, è una grande chiave per comprendere la fede. Noi siamo servi inutili non perché non siamo amati, ma proprio perché siamo amati, ma la nostra considerazione di inutilità ci rende gratuiti. Allora la fede in qualche modo è anche gratuità. E allora chiediamoci nella nostra vita: quanta fede abbiamo, quanto riusciamo a spostare le montagne attraverso il nostro amore a Gesù, e la nostra umiltà nel servire i nostri fratelli, il nostro marito, la nostra moglie, i figli, nel nostro lavoro, i nostri amici, chi incontriamo per strada, e anche nell'elemosina. Buona domenica a tutti.